50 anni e non sentirli. La Sagra del Vino di Carosino quest'anno festeggia mezzo secolo ed è una festa che si rinnova nel rispetto della tradizione locale. Un momento di aggregazione e promozione del territorio e del suo prodotto principale, il vino appunto. Il primitivo di Manduria zampillerà come ogni anno dalla fontana della piazza del paese, in fibrillazione per l'evento più atteso, come conferma ai nostri microfoni il sindaco Arcangelo Sapio. L'evento più importante per la nostra programmazione diciamo promozionale, e con questo evento noi intendiamo raggiungere il risultato fondamentale, che è quello di promuovere il nostro prodotto enologico della nostra zona, ma non solo della nostra zona, ma soprattutto promuovere il territorio. Insieme al vino ci saranno quindi degli stand di gastronomia, perché è importante che insieme al vino venga presentata anche la nostra specialità gastronomica e soprattutto i nostri prodotti. Ma è un evento che serve, che ha la finalità di promuovere il nostro territorio globalmente. Tre le serate in programma. Si parte giovedì 15 settembre con il convegno Un grappolo di novità nel settore vitivinicolo alle 18, mentre in serata spazio alla musica con il concerto di Nitro Posca e dello Ionio Jazz Quintet. Il giorno successivo i concerti dei Capo in Blues Band in piazza e di Banda Adriatica nel secondo palco saranno preceduti alle 18 da una rappresentazione di teatro greco e dell'opera Storia di Tabor e Maddalena dal Raccontar Mangiando. Infine, sabato i festeggiamenti si aprono con una passeggiata musica all'Alba della Sagra a cura di Archeo Club di Carosino e si concludono con tanta musica con i Country Band e gli attesissimi Bunda Bash.